Parte a Catanzaro il progetto Arte Città, mostra di sculture all'aperto che per 6 mesi fino al 15 gennaio del 2020 interesserà il centro storico del capoluogo calabrese. L'iniziativa inedita per la realtà di Catanzaro è stata organizzata da Promo Catanzaro, azienda speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con la Fondazione Rocco Guglielmo, nell'ambito delle politiche di promozione del territorio avviate dall'ente camerale. La mostra è arricchita da nuove installazioni che sono posizionate nei luoghi e nelle piazze più suggestive del centro storico di Catanzaro, secondo un percorso lungo 2 km e percorribile in poco più di 30 minuti. Le opere sono state realizzate da artisti di fama nazionale ed internazionale, tra cui anche i calabresi Anna Vittoria Cossari, Massimo Sirelli e Nuccio Loreti, ai quali si aggiungono Alex Pinna, Lucio Perone e Paolo Grassino. Dunque, contaminare la città di Catanzaro, questo è l'obiettivo di tale iniziativa che durerà per 6 mesi. Sì, inizia oggi, dura fino al 10 gennaio. Abbiamo fatto un percorso che dura 6 mesi proprio per riuscire a prendere sia i turisti nel periodo estivo, sia quelli del periodo, diciamo, natalizio. È un tentativo, un primo test, speriamo che diventi una biennale importante, come diceva Rocco Guglielmo, una biennale con un respiro nazionale. E speriamo anche che questa contaminazione artistica possa aiutare tutti i cittadini a vedere la città in maniera differente, a farla non solo visitare ma anche vivere con una rinascita del centro storico. Senta, solitamente una mostra dura, tradizionale, classica, dura qualche settimana, qualche mese. Questa invece durerà 6 mesi, di conseguenza può attecchire fortemente sul territorio, può avere un impatto forte. Sì, perché riusciamo a coprire sia il periodo estivo sia il periodo del natalizio, e questo consentirà anche di abituarci alla fruizione giornaliera delle opere d'arte, e potrebbe poi diventare un appuntamento costante nell'arco del tempo. Sì, assolutamente sì, proprio è stata una scelta ben precisa, perché parte adesso in piena estate e finirà dopo Natale. Qui cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza, ma anche i nostri turisti ospiti, cercando di far sì che questa iniziativa, che è unica nell'ambito della proposta culturale delle sculture pubbliche a cielo aperto, possa essere di impatto non soltanto per il cultore dell'arte, ma per l'intera cittadinanza.